Bene, dopo qualche piccolo capriccio al computer, finalmente eccoci qua in questo martedì 27 ottobre 2020, quasi 2 minuti dopo le ore 9:30. Parliamo di Milan-Roma, una partita che sicuramente ha visto tanti gol, però se devo essere sincero, come sapete che sono un tifoso milanista, ci sono delle cose che non vanno, soprattutto in difesa, nelle palle inattive. Non si possono subire due gol così, oltre che mi sembrava un Dadarusciano dormiente, quindi insomma, non mi voglio appigliare all'arbitraggio, anche se voglio dire il secondo gol, il gol di Veretout su rigore, così così. Comunque andiamo con le marcature. Al secondo Ibrahimovic, pareggio al 14esimo Dzeko, anche qui palla inattiva. Saelemaekers 2-1 al 47esimo, rigore abbiamo detto così e così di Veretout al 71esimo. Gol di Ibrahimovic su rigore al 79esimo. Definitivo 3-3 di Kumbulla all'84esimo. Per quanto riguarda la classifica, il Milan continua a guidare la testa della Serie A con 13 punti, 4 vinte, un pareggio e 12 gol fatti, 4 subiti. Quindi la migliore difesa al momento è quella della Roma, anche se l'attacco, cioè quello del Verona, con sole 2 marcature subite, ma l'attacco dei veronesi è sterile. Mentre la Roma è nona con 8 punti. Prossimo impegno del Milan sarà in casa dell'Udinese il 1° novembre, credo alle 12:30. La Roma invece giocherà in casa contro la Fiorentina, sempre il 1° novembre. È ovvio che adesso le due squadre sono attese dagli impegni in Europa League, dove la Roma dovrà cercare la continuità come anche il Milan. Quindi chiudiamo il video ribadendo 3-3 gol a go-go tra Milan e Roma, anche se ho detto a parte il rigore c'è da rivedere. Sicuramente Dadarusciano si deve un po' più sistemare in porta. E poi queste palle inattive che iniziano, come anche se non mi sbaglio, la partita contro il Celtic. Quindi bisogna stare attenti perché il calcio d'angolo e le punizioni sono tremende. Quindi, bene, io vi ringrazio. Più tardi ci sarà, penso che se mi confermi il caro Nicola, il mio omonimo, amico mio, di fare la nostra rubrichetta sulla Serie A. Ci vedremo più tardi, quindi dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Buon proseguimento. Scusate, buon proseguimento di giornata. Noi ci vediamo alla prossima e ciao.